Luciana Littizzetto! Ma che pubblico che abbiamo stasera! Hai visto? Abbiamo il pubblico della Ferragni! Tutti giovani, giovanissimi! No, no, non è... c'è... No, con tutto il rispetto, ma ci sono anche signori della mia età, che non saprei come definire, giovanissimi. Vabbè. Mm. Comunque, ti sei fatto spiegare dalla Ferragni un po' come si fa a fare l'influencer. No, ma guarda, quello... Allora, intanto non ti devi chiamare Fabio Fazio, Fabiez, così. Fabiez o Fabio Fazio? Adriano Centano mi chiamava Fabioz. Vedi? Fabio. Lui l'aveva già capita, sì. Aspetta che... Non ce la fai, guarda che ti smonti. Vabbè, chiamate il dottor Catenacci, fermatelo, perché può essere... No, io voglio sapere se ti ha spiegato come fare... Cioè, praticamente per essere influencer, e anche Filippa è bravissima. No, guarda, come hai visto, cioè, non me l'ha spiegato. Io l'ho vista adesso in diretta, vabbè, non me l'ha spiegato. Prima, nei camerini? No, no, ci siamo solo sentiti al telefono per confermare la presenza. Ah, e non ti ha detto come devi fare? Se, allora te lo dico io, devi riprenderti, no, sempre, non ho costantemente. Speranza. Appena ti svegli, fai odio. Un video, colazione, ti fai un video, fai la beauty routine. Fai cosa un... faccio? La beauty routine. Cioè, mi lavo la faccia? Sì, i pettini, quei quattro peli morti che hai nella testa. Beauty routine. Beauty routine. Mi lavo la faccia. Vai a Cogne, a Cogne, prendi la fontina, ti fai un selfie con la fontina. Ma cosa ne frega la gente se prendo la fontina? Non me ne frega niente, così diventi follower. Ma io non voglio fare, non mi importa diventi niente. Diventi influencer, aumenti i follower. Ma non mi interessa niente. Devi essere più glamour. Ma no. Non che lui in camerino, guarda, tante volte l'ho visto con i boxer, a righine. Ah, com'è? A righine, è vero? Come devo, scusa, cosa, cioè, ma a righine, ma c'è una grigio fumo ma io se l'avessi voluto far sapere lo facevo sapere io, perché noi siamo così come loro, ma anch'io ogni tanto far sapere tutto, ma anch'io ti vedo il camerino. Ma tu, perché questo cretino entra, io posso essere nuda e lui non mi guarda neanche, parla. No, perché la pubblicità dobbiamo mandare, io sono praticamente in mutande. Sì, Fabio, certo, ma veramente sono in mutande. Vabbè, giochiamo, vabbè, ma questo non importa, giochiamo trasparente, giochiamo nella stessa squadra, siamo mica, siamo, capito, ma c'è lo spogliatoio delle donne e quello del, siamo fratelli e sorelle. Sì, buonanotte. Vabbè, comunque l'importante, se uno vuole fare l'influencer, ma non si può... E non trasferirsi, ma lo dico per tutti, mai a depressa. A depressa. Esiste un paesino che è una frazione di Tricase in Puglia che si chiama Depressa. Non l'ho mai saputo. Dove in questo paesino non prende niente. Non prende i cellulari, non prende internet. Fantastico. Non prende wifi. Per me. Forse non funzionano neanche i citofoni. Perfetto, per me. E addirittura, guardiamo un po', c'è stata un'interpellanza parlamentare. Depressa, viaggio nel paese, sconnesso del Salento, le telefonate in terrazzo, il caso in Parlamento. Cioè tu pensa, hai il telefono e non riesci a telefonare. Guarda che è una meraviglia. Ma come avere la macchina e non avere il motore. Ma non puoi neanche lamentarti sui social. Ma è meraviglioso. Ma cosa meraviglioso? Ma c'è gente che ci lavora con internet. Cioè come fa? Non so. Ma non puoi neanche, non so, parlare con gli amici su TikTok. Devi andare a casa degli amici. TikTok. Guarda che però per le vacanze è perfetto. Venite a Depressa, non prendo il telefono. Guarda che è fantastico. Anche il nome però, abbiate pazienza. Sì, il nome, effettivamente. Cioè, è Depressa. Cosa c'è peggio di Depressa? Non lo so. Borgostitica. Castello Orchite e, non so, Afta Marina. Magari. Ecco, Afta Marina. E poi tra l'altro, gli abitanti di Depressa, come si chiamano? Depressi. Non è bello, no, eh. No, no. Anche scoraggiati, abbacchiati. Sai come si chiama il sindaco di Tricase? No. Che salutiamo? No. Si chiama Antonio De Donno. Cioè né uomo né donna, donno. E capisci che c'è una confusione pazzesca. Se tu vuoi telefonare a Depressa devi andare nella piazza del paese, si trovano tutti lì, questa è la privacy. Oppure devi andare sul balcone rischiando l'assideramento d'inverno e la ribollita d'estate. E certo. E quindi adesso vediamo che cosa fa. Io non so, faccio un appello, questi grandi gestori che ci riempiono di pubblicità... Andate a Depressa, mettete dei ripetitori, fate qualcosa, così almeno fatevi una pubblicità che abbia un senso, eh. Non dite che state facendo volontariato, Però... Per carità. Questo spero si sia capito. È meglio separare le cose. E poi, soprattutto, un paese così, prima appunto del Parlamento, eccetera, ribattezziamolo. Cioè, cambiamo di nome. Come lo vuoi chiamare? È una frazione di Tricase, e chiamala Tricasette. Tricasine, Tricaselle, noi abbiamo Caselle, sì. A Torino dove c'è l'aeroporto, lo gemelliamo con Tricaselle, no? Beh, oppure direttamente Daie.
Dai. Depressa, fu dai, no, dai e fu depressa. Tirati su. Tirati su, ce la possiamo fare. Dai, non è così male. Però, secondo me, uno come te potrebbe starci bene lì. Perché non prendono... l'ha fatto depresso, senti, io sto benissimo. Non prendono i telefoni. Ah, io sarei... Vai a fare shopping e non funziona il POS. Ma mi dà anche... A me non mi puoi piace. Puoi vedere, non so, un topo che suona il clavicembalo. Devi andare nel paese vicino. Bellissimo. Lo vedi. Se riesci a vivere come Ludovico il Moro, tipo lui... Cioè? Ti puoi trovare benissimo. Come vivo io, scusa? Come Ludovico. Ma non è vero. Perché dici... Comunque... Però stavolta allora, adesso senti, questo è troppo, adesso basta. Questo è troppo, questo è troppo. No. Allora, invece uno che se la conta e se la passa benissimo, invece è Biden. Non so se avete sentito di Biden, che questa settimana ha dichiarato che lui, per far durare il suo matrimonio, sai quanto... È uscito un altro pezzo di Go. Sai quanto dura il matrimonio di... Da quanti anni è che è sposato no. Biden? 47 anni, pensa sta povera donna, per far... Quasi nozze d'oro. Per far durare il matrimonio, sì. Il segreto è fare del buon sesso. Lui ha detto proprio così, vediamo, Biden, guardalo lì che faccia, fare del buon sesso. Il castigatore di Yolande, di, hai capito? La roba da matti. No, perché poi ha proprio il physique du rôle, no, del Black & Decker, proprio... Physique du rôle, hai sentito come l'ha detto? Physique du rôle del Black & Decker, del ecco. Trombatore delle Ande. Brava. Io Biden me lo vedo davanti a una Yolanda un po' come davanti al microfono, sempre un po' spaesato. Cioè tipo Fabio che balla la cumbia della noia. Mamma mia. Mamma mia, che pazienza. No, ma c'ha 81 anni. Vi rendete conto che vita ho io? 81 anni. Ho capito, sì, 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 dimmi sì. Pure che li porta no, abbastanza bene. Insomma. Vi metti pure che la chimica fa miracoli, però, però non è proprio informissima. Allora, prima cosa, per fare del buon senso, prima cosa bisogna che lui riconosca la moglie. Prima cosa. Secondo, che si ricordi dove la camera da letto. E terzo, che si dimentichi di fare del sesso un po' così, famolo strano. Perché ma 81 anni. È 81 anni e lui dice fare del buon sesso. E vabbè, ma diceva... Perché magari ci sono quelli a cui piace farlo sulla lavatrice, però sanno che lo stanno facendo sulla lavatrice. Ti prego. Biden, se si trova sulla lavatrice, pensa di giocare a flipper. Ti prego. Capisci? Ti prego. Non so, vede lo blog della lavatrice. Ti prego. E dice, amore, ma da quanto tempo è che non facciamo più l'amore su una nave? Infatti Madame Jill, la moglie, l'ha presa malissimo, perché si sa che quanto strina i nervi alle donne. Ma tutto politica sentire... estera stasera? Eh? Dico tutto politica estera facciamo. Tutto politica estera. No, quanto fa incazzare le mogli quando i mariti si vantano delle loro prodezze a letto, che uno dice, fammelo dire a me, scusami, abbi pazienza. E allora, io però penso che lui sia molto più a suo agio in posizione orizzontale che in posizione verticale, perché in posizione verticale poi cade, invece in orizzontale è già a posto, diciamo. Magari può cominciare l'ardimento in verticale, poi si inciampa, cade addosso e risolve. Però capisci che adesso la sfida tra lui e Trump è durissima, quindi devono indurire tutto quello che possono. Sì, sì, sì. Perché questi due arriveranno alla fine che se lo misureranno con... Basta! Perché no, ma io li conosco, quei due. No, perché anche Trump non si è fatto mai mancare niente dei particolari della sua vita intima e sessuale. Che però lasciamo, consegniamo... E no, per par condicio... No, consegniamo la storia. No. Allora Trump aveva detto che se c'è un motivo per cui vale la pena vivere è fare l'amore con le mogli degli amici. Che bella persona. Contenti gli amici, ma... sì. Sì, ma sai che faceva delle cose pazzesche? Cioè invitava l'amica che voleva farsi, poi anche l'amico lo faceva andare nel suo ufficio, metteva il viva voce, l'interfono che la moglie sentisse e gli diceva, come ha letto, non tanto bene. E l'altra sentiva e quindi e poi diceva a Trump, sai, allora ti faccio conoscere delle ragazze, dai, così. E così la moglie poi veniva a sapere tutto e lui se la ciupava. Però... attenzionissima, pare che lui non abbia tanto tempo libero. No, tempo. Poca roba. Poco tempo, sì. Una minutaglia proprio. Cioè, in confronto a Luciana! Ma l'hanno detto tutte quelle che hanno dichiarato che sono state con lui. Ma è, ma
è uscito su tutti i libri, ma tutti i giornali. I libri, libri, perché questi hanno scritto le loro memorie. I libri, lei ha trovato i libri. Mica sono andata io a letto con Trump. Hai trovato i libri. Addirittura lei. Hanno detto che ce l'ha a forma di fungo. Ma, Lucia. Così, quello di Super Mario, così praticamente. Comunque guarda che incredibile, uno che ha 81 anni racconta la sua vita sotto le coperte, l'altro che racconta che vuole farsi, ma uno normale su 331 milioni di abitanti che ha gli non Stati Uniti? Non c'era, non c'era. Uno come, non so, Casini, non so, un Del Rio, un, vabbè, guarda, fammi vabbè. Dire, un Tajani, non c'è? Non lo so. Chiedo per so. Una mia amica di Seattle. Sì, no? Noi abbiamo Meloni contro Schlein, Meloni contro Conte, ma loro hanno Bracco Baldobau e poi quello coi capelli color arancia rosaria, eh. Comunque pensa alle mogli che vita di inferno che fanno ste due, lei, la Jill e la Melania. Sì. Secondo me non ne possono più, si fingono morte pur di non... Fanno come le rane. Ho scoperto questa cosa delle rane. Voi non so se sapete ecco, adesso cosa c'è il momento Alberto Angela. Il momento del quark. Quark, sì. Allora, le rane... Intanto, vuoi la musica? Ma se c'è, le rane se c'è, si accoppiano in primavera e c'è una rana femmina e sei rani maschi. Sì, dai. Qual è il maschile di rana? Rano? Esiste? Rospo. Ha detto rano. Rano. Ha detto rano. Avete sentito? Ma certo. Ha detto rano. Rano, perché può essere. Ma no, c'è il rospo, come può essere? Ho capito, ma può esserci anche il rano. Ma no, che non può essere. Ma Giovanni Rana si chiama Rana, è pur sempre Giovanni, eh? Oh, scusami, eh? Io dico rano. Comunque, io adesso dico rano. Rospo, ma no. Allora... I rani sono sempre molto molto infogliati, le femmine no, le siamo femmine chiamati. Basta una cena qualsiasi, due mosche di palude, una roba, invece loro veramente sono pronti per l'ardimento e usano questa posizione del Kama Sutra ranica che si chiama palla di accoppiamento, praticamente la femmina in mezzo e tutti quanti sono sopra, che non è proprio il massimo. Ma quante, vediamo quante ne sa, la eh? Palla di accoppiamento è tanta roba, perché poi la femmina rischia di essere schiacciata perché i maschi sono sempre molto prepotenti, come sempre. Allora hanno le femmine, le rane, hanno escogitato quattro stratagemmi per difendersi. Il primo, scappano, saltano, d'altronde l'inglese rane, certo. Correre, si chiama run, si dice run, sì, run, 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 run. Poi si nascondono, così guardano e dicono, ma gliela do a quello lì o quello là? A quello lì. Secondo stratagemma, sì? Ruttano. Chi? Le rane. Ah, le signore? Sì, sì. Sì. Invece di fare cra, 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 fanno cra. Così quando si avvicina al maschio fa... cioè, è sta roba un po' qua. Di romanticismo. Hai fatto partire gli antifurti delle macchine. Oppure l'altro stratagemma se la nascondono. Si mettono in una posizione tale che il rano, però, quando scusa, arriva fammi dire, però voi non state attenti, cioè non almeno non siete no, tutti ma attenti, sono ma cosa c'è vere. Da stare attenti? Ma state attenti come se parlasse, capito? Allora Barbero, ma non ascoltate. Alta cazzulla. Alta cazzulla, sì. Il terzo stratagemma è che la femmina se la nasconde, si mette in una posizione tale che il maschio non la trova, arriva lì e fa, ma come, ce l'aveva lì, ce l'ha sempre avuta, ce l'hanno lì, ce l'ha lì, dove è finita? Perché il maschio della rana non è rubbia, eh? Ultima stratagemma, si fingono morte, cioè quando arriva il maschio, la rana fa così, stecchita, e allora siccome anche tra i rani vige il detto, basta che respiri, se vedono che non respira, capiscono che è defunta, e quindi se ne vanno. Guarda che quello di fingersi morta è un bellissimo stratagemma, ragazze. Non mal di testa così, fingersi morta. Guardate questa mangusta meravigliosa che cosa fa per difendersi da questi... Yes, it's the womb bill that I'll ecco, tell you about. Qua c'è la mangusta. Oh, 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 dai! E l'uccello guarda. To be dead. Guarda. Oh, that was amazing! Cioè la vede che muore, risorge e non si accorge che la sta prendendo per il culo. E invece guardate questo passerotto meraviglioso anche come si difende. Finge di essere morto. Il cane addirittura lo prende tra i denti.
casca e a lei. E parte e vola via. È meraviglioso, no? Bravo. Trovi? Questa che paura, poverino. Però guarda che può essere. E cosa gli ha detto il cane? Run, run, run. No, mentre il passerotto volava, cosa gli ha detto il cane? Passerotto, non andare via. Brava, brava. Vedete perché siamo fatti l'uno per l'altra, vedi? Adesso mi fingo morta. No, va bene, parliamo di politica, amore. Sì, cioè dopo la estera, gli interni? Facciamo. Sì, sì, sì. Sì, sullo stesso... No, siamo stati già all'interno parecchio. Sì, appunto. Ma adesso poi... dunque, parliamo di politica. Intanto sono finite le elezioni in Sardegna. Questo da una settimana. Sì, no, ma ci hanno messo praticamente una settimana a fare lo spoglio. Ah, hanno messo praticamente... Un po' di più. E avevano votato metà degli aventi diritto. Pensa se votavano tutti. Davano la vittoria a Tavolino e Geolier per compensare Sanremo. Comunque ha vinto la Todde e ha perso Truzzu, che ha avuto parole dopo la sua sconfitta veramente molto belle, di alto profilo. Lui ha proprio detto: ho perso per uno sputo. Che non sono esattamente le parole che avrebbe usato Kennedy, diciamo. Martin Luther King si sarebbe espresso diversamente. Poi vediamo Vannacci, volano gli stracci per Vannacci, il generalissimo, perché appena Crosetto si è rimesso in piedi l'ha sospeso per 11 mesi, sì. Che però essendo lui un paracadutista, secondo me essere sospeso non è una cosa tanto... No, non è inusuale, sì. Ecco, motivo perché avrebbe compromesso il prestigio e la reputazione delle forze armate, sì, che un po' è anche vero, perché c'è piuttosto che arruolarsi... Adesso c'è un'indagine, tu... No, uno che piuttosto che arruolarsi a questo punto... Fa l'obiettore di coscienza, entra negli Hare Krishna, non lo so. Comunque, uno che l'ha difeso a spada tratta è sempre Salvini. Beh. Ecco, Salvini che continua a occuparsi di tutto lo scibile umano. Un po' come te. Fin anche di letteratura, tranne che di trasporti. Invece, grande buriana per Burioni, non gliel'hai chiesto, eh? Come no, gli ho detto di non interrogarmi. Ah, è così, ma non, nessuno magari... Ma hai già spiegato 100 volte. Allora, praticamente c'è stato... Guarda il titolo, togli Vannacci, va. Ecco, Burioni boccia 398 studenti su 408 l'esame di microbiologia del San Raffaele. Praticamente ne ha promossi 10. Non ha bocciati, non hanno passato il test di ammissione all'esame. Vabbè, li ha bocciati, e no. Poi devono rifarlo, come lo sì. Vuoi intendere? Che non hanno neanche dato l'esame. Appunto, non sono stati sì, questo è un preesame. Però io quei 10 lì voglio sapere i nomi, me li voglio tutti come medico di base. Però mancano i medici, secondo me è vero che il test non era difficilissimo, ma dobbiamo ancora farlo più facile. Se non sai diagnosticare un'influenza, capisco però che poi, ho capito, insomma... ma dobbiamo farlo ancora più facile. Io ho preparato il questionario per il prossimo test Burioni. Ah, oh, mamma mia, ma speriamo che non ci stia guardando. È facilissimo, facilissimo, aspetta, così passano. Guardo se ci guarda. Ragazzi, aspetta, ascoltate. Aspetta, aspetta. Vediamo se ci guarda. Cosa vuol dire? Se mi scrive, così poi se no, se ci guarda, è meglio che tu non dica niente. No, ma che figurati, ma ci mancherebbe. Allora, questionario per il prossimo test burionico. Prima domanda, orecchioni, orecchini, sì. Orecchiette, quali delle tre è una malattia infettiva? Guardo, ha scritto, guardo. Professor Burioni... Il professor Burioni ciao ti Roberto, guarda. Ma lo so. No, ciao Roberto, come ciao Roberto? Ah, io lo chiamo sempre, mica come te, pipì. Professor Burioni, pensi professor in questo Burioni... momento una cosa, l'unica cosa che la può consolare, che lei non si è mai iscritta a medicina, quindi non c'è questo problema. Seconda domanda, sì. La pimpa ha il morbillo o la scarlattina? Dove si infila il termometro? Luciana! Indicare almeno 2 buchi. Luciana! Rosolia è da considerarsi nome proprio o malattia? Domanda a risposta multipla. Il duodeno cos'è? A. Una parte dell'intestino tenue. B. Un gruppo musicale folk. Il candidato indichi nella figura la posizione dei 3 reni. Il pacemaker è un giocatore di pallacanestro o un regolatore del battito cardiaco? Quale tra questi 2 fenomeni è più pericoloso per la salute di un paziente? Morso di vipera, richiedere un esame nella sanità pubblica. Herpes zoster,
Mi confermate che è uno sciatore austriaco? Corrisponde al vero che negli ospedali milanesi la TAC viene chiamata TAC? LTT, LTF, 63H, 69, L227C. È il nome di un virus o un codice fiscale? I dolori del giovane Holter, vi risulta che sia un romanzo? Holter! Un romanzo di Salinger? Fare tanta plin plin è una patologia dei pianisti? Se dico anamnesi, cosa pensate? A una discoteca di Ibiza? No. La via rettale si trova su Google Maps? In montagna si sente l'eco Doppler? E l'antitrombina, siamo sicuri che non sia la proteina che favorisce la pace dei sensi? Se come dice Vannacci l'omosessualità è una malattia, come mai AstraZeneca non ha ancora brevettato il vaccino? Tocchiamo? Tocchiamo? Vabbè, come vuoi. Tocchiamo. Tocchiamo. Vediamo se mi risponde. Non risponde. Vabbè, ho cercato un po' di riprendermi il territorio. Però ha detto che sei promossa con lode. Ecco, vedi? Vedi? Insomma, penso è un test facile, bisogna fare i test facili. Poi dopo ci sarà poi l'esame e li massacrerà l'esame. Dai. Ma adesso vediamo. Guarda. Ma basta con sto telefono, mettilo via. Pronto. Ecco, professor Burioni è in viva voce. Promossa. Ecco, vedi? No, ma la domanda era un'altra. Volevo sapere della pimpa, se era rosolia. No, è morbillo o scarlattina. Scusa, morbillo o scarlattina? Tifo galbucco, una malattia. Tifo galbucco. Tifo galbucco? No, non esiste, l'ho detto per ridere. Ah, è una battuta, l'ho inventata. Beh, meglio così. Grazie, professore. Va bene, grazie, professor Burioni. Buonasera. Buonasera. La scusi tanto, Buonasera, questione di infermità qui, eccetera. Vabbè, grazie. Arrivederci. No, allora, siccome fanno ridere tutti i politici, mi riprendo anche io. Non hai visto che fanno tutti i comici, che fanno gli scherzi, fanno insomma gli spettacoli, sembra sempre che facciano del cabaret, sembrano degli stand-up comedians. Sì. Hai visto Ermeloni nella campagna elettorale di Truzzu, che faceva le vocine? Le vocette, sì, sembrava Paperissima Sprint, ma non solo lei, anche tutti gli altri. Abbiamo fatto un montaggio di tutte le battute dei nostri politici. Viva! Ma ve lo ricordate il PNRR? Non, il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR. Speriamo! Tutti ubriachi, stiamo qui. Siamo passati a Mirto. Ubriaco, va cantando. Guardi, vuole un po' di cordiale, non si preoccupi, non si scomponga. C'ho anche la carota se qualcuno c'ha paura. Lui che manda i baci alle mucche. E beh, sulla spiaggia. Sì, ma alle mucche. E vabbè, fa un po' impressione. Va bene, allora io ho preparato una letterina. Oh, signore. Proprio per loro. Ecco, è come il profondo rosso sta musichina per me. Cara Ermeloni e cari politici tutti, sì. Progressisti, assenteisti, conservatori e rimestatori, teste di scranno e grandissimi pezzi di sottosegretario. Mi rivolgo a voi, da destra a sinistra e anche al PD, che non ho ancora capito da che parte stia. Vi scrivo da presidente, anzi da presidenta autonominata del sindacato unico comici autentici, il SUCA. Quindi parlo a nome di tutti quelli che cercano di far ridere gli italiani, sì. Ma senza la rete anticaduta del vitalizio. Tranquilli, neanche su un acronimo, niente. Il cabaret, amici, lasciatelo fare a noi. Lasciateci lavorare, non ci strappate il pane di bocca. Noi comici ci siamo forse mai permessi di preparare un decreto legge, di presentare una manovra finanziaria? Facciamo fermare i treni in mezzo alla campagna, forse? No, quindi voi fate altrettanto, state al vostro posto. Fare il comico è un lavoro serio,
Già far ridere in questo paese è difficilissimo. La realtà batte sempre 3-0 la fantasia. Se vi mettete anche voi politici, è la fine. Prima c'era solo lui, Berlu, con le sue barzellette. E ci eravamo anche abituati, facevano parte del personaggio, ma era uno. O come piaceva dire a lui, Italia 1. Adesso vi siete messi tutti quanti a gigionare e ogni tanto mi sembra di stare dentro una brutta versione di Mai dire gol. Giorgis, dico a te, tu sei sempre stata una politica seria, incazzosa se vuoi, ma determinata. Uno ti ascoltava e pensava, va bene, sono d'accordo con lei, non sono d'accordo con lei, ma che tempra, che piglio. Ma da un posto piglio sta diventando una specie di strafottenza. So come funziona quella roba lì, perché è una droga. Senti quelle ridere e vuoi farle ridere ancora di più. Ma voglio dirti una cosa, non ridono perché fai ridere, ma perché sei il capo. Fai una battuta, ridono. Gli dici di saltare, saltano. Fai le faccette, meglio ancora le faccette nere, battono le mani. Se pensano di farti contenta, ti dicono persino che sei intonata. Ma la comicità e la politica sono due arti diverse e mischiarle fa male. Volete far ridere, ma siete potenti. Il comico invece fa ridere perché non è potente. Il comico non è il capo della baracca, è l'ultimo della ciurma, lo scemo del villaggio che non conta una mazza, ma a cui viene concesso dalla risata il permesso di dire cose dure. Se il politico prende in giro gli altri politici o addirittura chi non l'ha votato, invece non è comicità, è una specie di arroganza, di protervia supponente, e il sarcasmo col potere diventa bullismo. Noi politici li vogliamo seri, empatici, ironici talvolta, ma competenti e pronti a proteggere i cittadini dall'ondata di schifo che a turno ci travolge. D'altronde, se devi ripianare il debito pubblico che equivale al 134% del PIL, non hai proprio un cazzo da ridere. Quindi fate il vostro mestiere, che è di gran lunga molto più difficile del nostro, e a farvi ridere ci penseremo noi comici. Vi perculeremo allo sfinimento, promesso. Con simpatia, Luciana. PS, un saluto anche da tutto il Suca. PPS, uno che se ne intendeva di comicità e che inventava in continuazione storie assurde, non Calenda, il critico francese Genette, bene, Gérard Genette diceva: il comico è il tragico visto di spalle. Ecco, vi prego, non fate che il comico diventi il politico visto di fronte. Lucianina Littizzetto!